Benvenuti nel nostro canale. Oggi vi svegliamo le anticipazioni della promessa, del 21 e il 24 giugno. Jimena non va al Garden Party, rimane alla promessa per mettere in atto il suo inganno. Anche Manuel resta al palazzo. Lui e Hana avranno momenti di passione prima di essere quasi scoperti da Jimena. Infine, Margarita si vendica con i marchesi, mettendoli in ridicolo davanti al re e a tutti gli ospiti. Non perdetevi questi e altri incredibili sviluppi. Iscrivetevi al nostro canale per non perdere nessun aggiornamento e lasciate un like se siete appassionati della promessa. Cominciamo. Jimena è nella sua camera da letto quando arriva Teresa con un pacco per lei, proveniente dalla casa dei suoi genitori. Aprendolo scopre che contiene una boccetta di sangue. Senza pensarci troppo usa un panno per assorbire un po di sangue. Lo ripone nel cassetto e scende a fare colazione. Maria Fernandez parla con Ana, che le racconta della sua conversazione con Abel. Le dice che ci sono cose intime che non può condividere e Maria, scherzando, risponde che sono proprio quelle le cose che vorrebbe sapere. Maria poi confessa alla sua amica di essere molto nervosa per l'imminente operazione di Salvador. Vorrebbe accompagnarlo, ma teme di non ottenere il permesso. Pia è molto stressata dal lavoro e dal bambino in quel momento entra Petra e le dice che deve salire subito nella zona nobile perché Margarita la reclama. Pia chiama una cameriera affinché resti con Dieghito. La cameriera è Raquel. Avete presente? Una di quelle cameriere che non parlano mai? Finalmente la povera ragazza ha la sua prima battuta nella serie. Vada tranquilla, donna Pia. Al piano superiore, mentre Pia sta parlando con Margarita. Irrompe Donna Cruz, dicendole che la stava aspettando e che è lei la sua priorità. Aggiunge che deve preparare le valigie e, al ritorno da Madrid, discuteranno seriamente di questo argomento. Nell'hangar, Hana parla con Manuel. Sente il bisogno di essere sincera e spiegargli il bacio tra lei e Abel, assicurandogli che è attratta dal medico. Manuel le dice che non è sorpreso e lei gli chiede se gli ha dato fastidio. Educatamente, Manuel risponde che non potrebbe essere infastidito, né ha il diritto di esserlo. Hana gli chiede se è geloso e Manuel risponde di sì, un po' lo è. Jimena è assorta nei pensieri riguardo alle istruzioni della madre per portare a termine il suo piano. Suo marito le parla, ma lei non lo ascolta. Manuel le chiede se va tutto bene e lei risponde che ha pensato di non partecipare alla festa di Palazzo della Granja. Manuel, preoccupato, decide di chiamare Abel per farla visitare, non capendo questi repentini cambiamenti di umore. Lei afferma che non è necessario, ma alla fine accetta. Durante la visita, Abel le controlla il polso e le dice che è troppo normale per essere incinta. Poi le fa alcune domande sui sintomi avuti negli ultimi giorni. Manuel chiede ad Abel come sta sua moglie. Abel risponde che temperatura e polso sono normali e suggerisce che se lei non vuole fare quel lungo viaggio, è meglio che non lo faccia. Manuel allora dice a Jimena che neanche lui andrà alla festa. Lei insiste che lui partecipi, ma sorprendentemente Abel interviene, dicendo che Jimena ha ragione e che dovrebbe andare alla festa del re Alfonso XIII perché lo stanno aspettando. Margarita parla con Cruz e la rimprovera di averle rubato il modello di vestito per il Garden Party. Cruz le risponde che, poiché è lei a pagare il sarto, può scegliere quello che vuole. Margarita allora le dice che spera che si goda la festa, perché sarà l'ultima a cui parteciperà, e che si occuperà personalmente di questo. Nel frattempo, donna Pia chiede nuovamente a Teresa chi le ha dato l'indizio sul convento di Villalquino. La cameriera mente, dicendo che ha chiesto a un'amica. In cucina, Simona insegna a don Carlos come fare uno stufato. Approfittando del momento, don Carlos le confessa che vuole sposare Candela, ma che se lo farà, Candela dovrà andare a vivere con lui e lasciare la promessa. Simona risponde che non conosce la storia di Carlos, ma conosce quella di Candela e crede che meriti di essere felice. Aggiunge che non è lei a dover opporsi alla decisione di Candela. Hannah sospetta che Teresa stia nascondendo qualcosa riguardo all'informazione sul bambino di Pia. Teresa nega perché non vuole coinvolgere Feliciano. Manuel avverte i suoi genitori che alla fine sua moglie non andrà alla festa del re. Questa notizia non entusiasma donna Cruz, che critica Jimena e il medico per aver sostenuto la decisione della nuora. La signorina Catalina parla con Maria Fernandez, che chiede il permesso di accompagnare Salvador a Cordoba per l'operazione all'occhio. Catalina le dice che, poiché sarà dopo il viaggio a Madrid per la festa del re, non ci sarà alcun problema. Donna Cruz va nella stanza di Cimena per rimproverarla per non voler andare alla festa. Le dice che, se non va, sarà un affronto non solo per il duca di Carvajali Fuentes, ma anche per suo marito Manuel. Poi le dice di non campare scuse sui suoi malesseri, perché anche lei è stata imbarazzata e non ha avuto così tanti problemi. Più tardi, la sera, donna Pia torna nel suo ufficio, e trova ancora la cameriera Raquel con il bambino. La ringrazia per essersi presa cura di lui durante tutto il giorno e rimane da sola con suo figlio. In quel momento, arriva Romulo e le chiede di non utilizzare la signorina Raquel tutto il giorno per prendersi cura del suo bambino. Manuel e sua sorella Catalina stanno prendendo un drink insieme. Parlano di Ximena e della festa. Durante la conversazione, discutono di Blanca Palomar, un'amica di Catalina, Emanuele decide di parlare con lei a Madrid e accompagnarla all'evento. Jimena ascolta tutto da dietro la porta. Nella capanna di Ramona arriva Curro, molto agitato e con uno sguardo folle. Ramona gli chiede di calmarsi, ma lui diventa così aggressivo da afferrarle il braccio, facendola piangere. Ramona è spaventata, ma in quel preciso momento entra Hana e ferma suo fratello. Curro scappa via correndo. E Ana si scusa con Ramona, che le dice che non c'è nulla da perdonare, perché per lei sarà sempre il suo marchitos. Jimena dice a suo marito che ha deciso di andare a Madrid. Dopo aver sentito che Manuel potrebbe vedere Blanca Palomara a Madrid, cambia drasticamente idea. Tuttavia, la mossa non va a buon fine, perché ora è Manuel che le dice che non andranno né lui né lei. Teresa racconta a Maria Fernandez che Jimena alla fine non andrà a Madrid. E quindi rimarrà anche lei alla promessa. Poi arriva Feliciano, triste perché Teresa non viaggerà, e dice che si immaginava di passeggiare per Madrid tenendola per mano. Alla fine la coppia si fonde in un romantico bacio. I marchesi sono già pronti davanti al palazzo per partire, e arriva Manuel, che non si è vestito per il viaggio, annunciando che resterà al palazzo per stare vicino a sua moglie che non si sente bene. Cruz si infuria. E gli ordina di cambiarsi immediatamente e partire con loro. Ma Manuel fa di testa sua e rimane alla promessa. Ora che tutti sono partiti, tranne Manuel e Jimena, Romulo chiede a coloro che sono rimasti di pulire a fondo il palazzo in vista dell'arrivo di un derattizzatore. Quindi, invece di godere di qualche giorno di riposo, si ritrovano a lavorare più di prima. Due giorni dopo la partenza dei marchesi, Jimena deve portare a termine il suo piano. Ma con il marito presente diventa complicato. C'è stato un momento in cui Manuel quasi ha trovato la bottiglia di sangue di Cimena, ma proprio in quel momento Abel è entrato nella stanza, distraendolo. Alla festa del re la tensione tra Margarita e Cruz continua. La marchesa ne approfitta per attaccare anche Catalina e Alonso. Il marchese le dice che non è necessario comportarsi così con la loro figlia, dato che è un giorno per divertirsi. Improvvisamente alcuni nobili si avvicinano, desiderosi di conoscere Martina e i suoi genitori. Donna Cruz cerca di presentarsi, ma viene completamente ignorata. La Marchesa si altera sempre di più perché nessuno le presta attenzione. All'improvviso, il re Alfonso XIII fa la sua comparsa alla festa e si avvicina a loro per salutare. Donna Cruz si precipita verso di lui, ma il re le dice che non stava parlando con lei. Don Antonio presenta la sua fidanzata, Martina, e i suoi genitori al re, il quale, per lasciarli andare a ballare, dice di prendere un drink, perché vuole conoscere coloro ai quali cederà il marchesato più grande di Spagna. Cruz ascolta tutto e si infuria. Martina e Catalina hanno una conversazione in cui entrambe si mostrano a disagio alla festa. Il capitano Lorenzo racconta alla marchesa che tutti li stanno evitando perché si è diffusa la voce che non dovrebbero essere lì e che hanno quasi costretto Don Antonio a invitarli. Nel frattempo, al palazzo, Pia, parlando con Teresa, scopre che è stato Feliciano a dare l'informazione sul bambino. Ana sta mettendo a letto Jimena quando Manuel entra nella stanza e dice alla domestica che avrebbe voluto andare alla festa con lei mentre sua moglie apparentemente addormentata è davanti a loro. Più tardi, nella lavanderia, Manuel arriva con un vestito di Leonor e chiede a Hanna di indossarlo e di incontrarlo nell'hangar in un'ora, perché anche loro meritano un ballo e un momento indimenticabile. Nell'hangar, Manuel, nervoso, aspetta l'arrivo di Hanna. Quando lei arriva indossando il vestito di Leonor, è molto bella. Manuel le serve una coppa di champagne e chiude la porta dell'hangar con un lucchetto. Una volta dentro, iniziano a fantasticare. Manuel dice che è di nuovo single, e Hana risponde che è figlia di un arciduca. Manuel accende la musica e iniziano a ballare. Mentre ballano, continuano con le loro fantasie, fingendo di essere nobili, finché non iniziano a baciarsi appassionatamente. Nel frattempo, alla festa del Re, Martina si avvicina a Curro, che è seduto da solo su delle scale. Gli chiede di ballare con lei e la coppia inizia a ballare in un angolo appartato. Entrambi sono visibilmente tristi. Improvvisamente Martina si allontana da lui e inizia a piangere disperatamente, confidandogli che sente il cuore uscire dal petto. Gli recita anche le parole che lui le aveva detto quando era sdraiata a letto, ubriaca, e si supponeva che non lo stesse ascoltando. Martina ora gli sussurra quelle stesse parole all'orecchio, assicurandogli che questa volta è completamente cosciente e che lo ama con tutta l'anima. Infine, nell'hangar, mentre Manuel e Hana si baciano appassionatamente, arriva Jimena che, trovando la porta chiusa con il lucchetto, inizia a bussare e a chiamare suo marito Manuel. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete. Voglio il seguito nei commenti e, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie.